Buonasera dal TG1. Sarà un incontro difficile quello di domani tra governo e sindacati sulla riforma dello Stato sociale. Oggi i leader di CGIL e CISL e UIL hanno messo le mani avanti. Le condizioni per un accordo non ci sono. I nodi cruciali restano ancora l'occupazione, i tagli alle pensioni e d'altra parte, anche se i sindacati raggiungessero un'intesa prima della fine del mese, ci sarebbe sempre il problema della consultazione dei lavoratori che, cofferati da Antonio e Larizza, intendono fare prima dell'inserimento delle cifre nella finanziaria. Ma anche l'incontro con Confindustria non sarà facile ed è probabile che molto dipenderà non solo dalle cifre che Prodi e Ciampi metteranno sul tavolo, ma anche dalla verifica che sarà fatta dopodomani, venerdì, a 24 ore dal Consiglio dei Ministri dedicato alla finanziaria. Un caffè per fare pace è quello che è avvenuto tra Berlusconi e Fini oggi alla Buvette di Montecitorio. Ieri il presidente di Alleanza Nazionale aveva definito incaute le critiche del leader di Forza Italia alla Procura di Palermo. Una tempesta in un bicchiere d'acqua, ha minimizzato Berlusconi, che ha precisato non c'è stata pace perché non c'è mai stata guerra. Il presidente di Alleanza Nazionale, che prima aveva incontrato Prodi, ha detto è giusto denunciare che il clima a Palermo è pesante, ma non si può parlare di interferenze della Procura. Questo nessuno lo ha mai detto, ha risposto Berlusconi. Dal prossimo anno ci sarà il nuovo esame di maturità. La legge è passata questa sera alla Camera e attende ora il voto del Senato. Tre prove scritte invece delle attuali due. L'orale sarà su tutte le materie dell'ultimo anno e non solamente su due. Cambia anche la commissione, composta da quattro professori interni e da quattro esterni, più il presidente. Il voto finale in centesimi terrà conto del profitto degli ultimi 3 anni. Il duplice omicidio della Maiella. Si è concluso il nuovo sopralluogo degli investigatori sul Monte Marrone alla presenza di Silvia Olivetti, l'unica sfuggita al pastore macedone che il 20 agosto scorso uccise sua sorella Diana e Tamara Gobbo. Silvia, che ha confermato punto per punto il suo racconto, era accompagnata dai genitori. Il giallo di Capriolo è finita con uno scambio di accuse al veleno e nuove richieste di arresti. La giornata in procura a Brescia dei due amanti accusati di aver tentato di uccidere il marito di lei. All'udienza preliminare di stamane si era presentato soltanto Massimo Foglia, il presunto complice di Mariangela Assoni, che ha negato di essere a casa della donna la sera dell'aggressione. Il pubblico ministero alla fine aveva chiesto il rinvio a giudizio per tentato omicidio di Oliviero Signoroni, il marito dell'Assoni, e l'arresto di Massimo Foglia per inquinamento delle prove. Nel pomeriggio la donna si è recata a sorpresa dai magistrati inquirenti, ribadendo punto per punto la sua versione dei fatti. Una vera e propria centrale dove si clonavano telefonini è stata scoperta a Roma dalla polizia. A gestirla una coppia di nigeriani che si serviva di un'attrezzatura particolarmente complessa. I numeri inseriti nella memoria dei loro computer erano 100.000, di cui 25.000 già dati in uso ai clienti, soprattutto extracomunitari. I numeri di telefono venivano copiati dalle auto di passaggio sul raccordo anulare della capitale, che dista solo 50 metri dall'appartamento dei nigeriani. L'indagine è scattata per caso. Un ispettore di polizia aveva notato che il suo cellulare andava in tilt ogni volta che percorreva un certo tratto del raccordo. Altri due casi di letargia, questa volta a Venezia. Un uomo di 50 anni e sua figlia di 23 da mesi accusano sintomi di questo sonno improvviso e prolungato. Una patologia che resta ancora sconosciuta. I primi disturbi sono intorpidimento diffuso in tutto il corpo e sonnolenza incontrollabile. Salgono quindi a 11 casi di letargia. Gli altri 9, lo ricordiamo, sono quelli verificatisi a Camigliano, vicino Lucca. I medici sospettano una probabile origine genetica della patologia. Rischia di trasformarsi in una crisi diplomatica tra Gran Bretagna e Arabia Saudita, la vicenda delle due infermiere britanniche condannate per omicidio da un tribunale islamico. Poi la marcia indietro del fratello della vittima, che in base alla legge islamica può decidere se chiedere la pena di morte. Egli si è dichiarato disponibile alla clemenza in cambio di 2 miliardi. Le due donne avrebbero barbaramente assassinato la loro collega Yvonne Guilford, coinvolta in una relazione omosessuale. Ora Deborah Parry, la mente, secondo l'accusa di quel delitto, rischia la condanna alla pena capitale. Per Lucille McLoughlin, la complice, la pena è di 8 anni di reclusione di 500 frustate. Il centesimo razzo europeo Ariane è stato lanciato la scorsa notte dalla Guyana francese, un successo anche per l'industria aerospaziale italiana. Vediamo.
parte, nella umida notte equatoriale della Guyana francese, il lanciatore più affidabile del mondo, l'europeo Ariane. Porta in orbita Intelsat 803, un satellite di 3.500 kg per le telecomunicazioni e la TV tra Europa ed America. Dal dicembre del 1979, data del primo lancio, l'Ariane ha portato nello spazio più di 150 satelliti per telecomunicazioni, per l'osservazione della Terra, per le applicazioni scientifiche. Il 70% circa di tutti i satelliti che l'uomo ha mandato nel cosmo